Ciao a tutti Techers e bentornati finalmente qui su Michele Tutto Tech. Grazie per, inizio sempre il video dicendo grazie perché veramente mi fa molto piacere sapere che e vedere dalle metriche che guardate i miei video, li commentate, mettete mi piace, questa cosa non smetterò mai di dirlo, è bellissima per me e vi esorto a continuare a farlo, quindi iscrivetevi al mio canale e mi raccomando attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle novità di questo piccolissimo canale che spero presto si espanderà e diventerà enorme, non credo ma ci proviamo. Finito di dire cavolate, passiamo al video di oggi. Allora, se avete visto i video che faccio sul canale sono abbastanza diciamo di fede Apple, fede non so cosa dire, i prodotti sono molto buoni, costano è vero, ma quando entri in un ecosistema è difficile che tu ne esca, semplicemente se poi soprattutto se l'ecosistema Apple è un ecosistema veramente molto funzionale, c'è chi è d'accordo, c'è chi non è, io sono d'accordo, quindi la mia idea è questa. Ma oggi invece vi voglio parlare di un prodotto, come avete visto dal titolo probabilmente, che non è parte di questo ecosistema, infatti sto parlando di un prodotto Android. Ho tra le mie mani quello che io credo sia il miglior rapporto qualità-prezzo per quello che riguarda uno smartphone Android di fascia bassa, ma con prestazioni in realtà non così basse. Sto parlando infatti del Motorola Moto G54 che, come ho scritto nel titolo di questo video, adesso non so cosa scriverò, però penso che scriverò una cosa del genere. Ascoltate che sto cacchio di microfono, vediamo se metterlo qua mi sentite meglio. Ok, fa schifo, lo so da vedere, però vabbè, chi se ne frega. Dicevo, rapporto qualità-prezzo imbattibile secondo me, perché sotto i 150 euro uno smartphone di questo tipo con un display veramente molto buono, batteria infinita, prestazioni degne, è difficile da trovare. Motorola sta facendo veramente un ottimo lavoro di rebranding perché insomma si era un po' persa Motorola con gli anni, dopo diciamo che non era mai entrata al 100% nel mondo degli smartphone, era rimasto al Razr, al Edge, era rimasto in Motorola quelli diciamo ancora fisici e con l'avvento degli smartphone di ultima generazione si era un pochino persa, ma negli ultimi anni ci sta dando veramente molto da fare e siccome io avevo bisogno di uno smartphone di come secondo telefono per il lavoro che faccio, ho detto vabbè dai proviamo, lanciamoci nel mondo Android, andiamo a vedere se c'è in realtà qualcosa di buono. Allora ho detto vabbè, non voglio spendere una fortuna, allora ho semplicemente fatto un po' di ricerca, visto che molti dicevano che questo Motorola Moto G54 per il suo rapporto qualità-prezzo è il migliore nella sua fascia. Allora ho detto vabbè, lo compriamo e facciamo una prova. Aveva ragione, lo uso quotidianamente per il mio lavoro, quindi WhatsApp, Instagram, insomma non so cosa ho fatto, ecco non lo so usare, si vede infatti. E dicevo, lo uso quotidianamente per il mio lavoro, quindi uso WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, insomma diciamo un utilizzo social abbastanza intenso e devo dire che la batteria dura veramente tantissimo, non ci sono lag, infatti è dotato di un processore octa-core di MediaTek che penso sia l'Helio G87 se non sbaglio, quindi penultima generazione dei processori Helio di MediaTek, no scusate, al MediaTek Dimensity, quindi è l'ultima declinazione di questi processori di fascia bassa diciamo, e 6 GB di RAM e soprattutto un 256 GB di memoria interna che comunque per quello che faccio ripeto sono veramente tantissimi, ma è il taglio minore, quindi meno di così non si riusciva ad avere, e ha un display 6,67 pollici di diagonale buono di fascia, chiaro non è un OLED quindi comunque i colori non sono proprio da post produzione ma sono comunque buoni, e soprattutto un refresh rate di 90 Hz, quindi le animazioni sono abbastanza fluide, gli scatti, i passaggi da un'app all'altra sono delle animazioni comunque che risultano piacevoli e gradevoli alla vista. Perché porto lui sul mio canale? Semplicemente, ho capito perché, non lo sapevo, vedete, non conoscendo Android non sapevo che se fate così lo scossate si accende la torcia e se fate così la torcia si spegne, vedete, è una cosa che non lo sapevo, l'ho scoperta adesso. Stavo dicendo, perché lo porto qui sul canale? Ripeto, i miei video non sono delle recensioni approfondite, sono semplicemente dei video, tra virgolette, informativi dove dico, ok, io ho comprato questo, per me è utile, se anche qualcuno che sta guardando questi video può essere utile, magari anche lui alla ricerca di uno smartphone, da non spendere tanto di fascia media, medio-bassa, che in realtà poi è più media che bassa la fascia di questo smartphone, lui è il prodotto adatto. Non sto chiaramente a dilungarmi per quello che riguarda la scheda tecnica, le performance e tutto, perché non è l'obiettivo di questi video. Il mio obiettivo, ripeto, voglio semplicemente dirvi la mia.
Ci sono tanti video online che potete trovare sulle recensioni più approfondite per quello che riguarda prestazione e scheda tecnica, e vi parlo più che altro dell'utilizzo quotidiano. Se non avete pretese elevate, io non ci ho mai giocato, quindi non ho mai usato giochi che impegnano molto il comparto video, perché non è il mio, non mi serve, non me ne faccio assolutamente nulla, però per l'utilizzo quotidiano e una buona fotocamera veramente molto buona, video di qualità medio buona, chiaro se dobbiamo fare dei video professionali no, ma se devo fare una storia di Instagram va benissimo, consiglio lui. 139 euro in offerta su Amazon, preso un paio di mesi fa, l'ho provato un po' prima di recensirlo, di farvelo vedere ancora. Ma qualcuno che conosce il mondo Android sa se si può togliere questa cosa, perché è veramente molto fastidiosa. Non la conoscevo, l'ho scoperta adesso, e se qualcuno ha Android che mi può spiegare come si fa, lo ringrazio, perché è il mio primo dispositivo Android dal 2009. Non ho mai avuto Android, questo è il primo dispositivo Android che utilizzo nella mia vita, quindi probabilmente non so se mi innamorerò, perché sono abituato molto all'ecosistema Apple e questo insomma non è proprio in linea con la mia filosofia, però è molto intuitivo, quello lo ammetto, aggiornato ad Android, l'ultima Android 12 credo sia, o 13 non mi ricordo. Le patch di sicurezza sono le ultime disponibili, quindi quelle di febbraio 2024 mi sembra, dopo ci guardo per sicurezza, ma penso di sì. Quindi ancora una volta vi dico molto bene, in confezione era presente questa bellissima cover, bellissima, questa utilissima cover in silicone trasparente, quindi il telefono in realtà è questo, ha una finitura posteriore satinata che devo dire è molto piacevole al tatto. È chiaro che i materiali sono plastici, stiamo parlando di un telefono di 140 euro, quindi non pensiamo a materiali di pregio, ma materiale plastico ma satinato, quindi comunque piacevole al tatto. Comparto fotografico con due fotocamere, non so se si vede qua, sì, doppia fotocamera da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, più una fotocamera grandangolare sempre da 50 megapixel, però chiaramente non è che ha una risoluzione inferiore, ma il sensore non è di qualità come quello della fotocamera principale. Ripeto, i video li gira in 4K fino a 60 frame al secondo, quindi anche se abbiamo delle esigenze un pochino più anche di fare degli slow motion o qualcosa, riesce a farli. Flash, scoperto sta cosa, credo che non ne farò più a meno. Non ci sono molte altre cose da dire, perché ripeto, l'obiettivo di questo video non era fare una recensione dettagliata del prodotto, ma semplicemente raccontarvi un po' perché può valer la pena. Fortunatamente ha ancora il jack per le cuffie, anche se non so nel 2024 chi ancora usa le cuffie per ascoltare l'audio, anche se io, essendo un audiofilo, cablato tutta la vita rispetto alle cuffie senza fili, perché non hai una compressione del suono, ma questo è un altro discorso, ne parleremo probabilmente in altri video dedicati. Chiaramente USB-C, perché ormai è lo standard internazionale, non ha la ricarica ultra rapida, lo ricarichi completamente, una batteria tra l'altro molto prestante, perché si parla di 5000 mAh, lo carichi in un'ora e tre quarti, due ore con un caricabatterie standard, cioè quello presente in confezione da, mi sembra di ricordare, circa 20 watt, quindi senza infamia e senza lode questo telefono, però onestamente per quello che costa le prestazioni me le sarei aspettate molto inferiori. Invece non lagga, molto fluido nel passaggio da un'applicazione all'altra, nel caricare le applicazioni chiaramente non è un fulmine di guerra, ma insomma clicchi, 3 secondi l'applicazione si apre, quindi non ci sono problemi di questo tipo. E fa il suo compito e lo fa in una maniera molto buona, specialmente per il prezzo che costa. E quello del quale vi volevo parlare semplicemente è questo. Motorola G54 consigliato? Assolutamente sì. Se abbiamo massimo 150 euro di budget, lui è il prodotto da tenere sott'occhio e eventualmente acquistare. Ok ragazzi, io finisco questo video ringraziandovi ancora una volta. Ripeto, forse ho ricevuto qualche messaggio che mi diceva che devo parlare più forse delle caratteristiche tecniche e delle specifiche dei dispositivi, ma come ho detto non è il mio compito, cioè non è quello che voglio fare, semplicemente voglio dirvi la mia sull'utilizzo quotidiano. Poi se ha 8 giga di RAM o ne ha 6 per aprire Facebook e Instagram, ragazzi, non servono 6 GB di RAM, non ne servono 8. Chiaro che se comincio a fare 8 giochi contemporaneamente, montaggio video più 14 schede di Chrome o di Firefox aperte, il discorso è diverso, però
per l'utilizzo quotidiano, 4 giga, 6 giga di RAM, processore octa-core, hexa-core, quad-core, raga, cioè sono cagate, quindi stiamo più concreti, concreti. Lui è concreto perché non è un super computer, non è un super smartphone, ma funziona e fa tutto quello che deve fare. Ecco, io volevo dirvi semplicemente questo. Bene, siamo giunti al termine anche oggi. Io vi ringrazio di nuovo per essere arrivati fino qua. Un commentino, un like e un'iscrizione al canale male non fanno, quindi se volete farlo fatelo pure. E niente, vi do appuntamento al prossimo video, sempre qua su Michele Tutto Tech. Io sono qua, se a voi fa piacere sapete dove trovarmi. Ciao da Michele!